La minoranza chiede una miglior gestione dei residui passivi anche per realizzare opere come l'abbattimento delle barriere architettoniche al Salone della Valle. Come rispondete? Ritengo che la risposta che ha dato l'assessore al bilancio Masinari sia stata più che esauriente. Capisco che sia un argomento che a loro sta molto a cuore, ma voglio dire, come ha risposto l'assessore, dando i numeri, così almeno è chiaro per tutti, dei 94 impegni che avevano trovato al 31/12/2012, ne restano 25. Riteniamo di aver fatto un lavoro sui residui durante questo esercizio finanziario abbastanza buono. Ma per tranquillizzare tutti, alla fine dell'anno automaticamente questi residui verranno cancellati e che quindi spero che poi dopo questo argomento, ecco, non se ne parli più, visto che poi non credo che appassioni molto, molto le persone. Per quanto riguarda poi il discorso dell'abbattimento delle barriere architettoniche, come ho spiegato in consiglio comunale, le cose vengono viste, programmate, quelle che si ritengono le più urgenti, le più importanti, le indispensabili, si cerca di farle subito, e quelle che meritano invece approfondimenti e valutazioni, che non vuol dire non volerle fare, ma solo perché magari ci sono degli ostacoli di natura che non sono amministrativa o di volontà dell'amministrazione di non farle, ma semplicemente perché devono essere coinvolti altri organi che possono dare anche delle indicazioni diverse, se poi ci si riferisce soprattutto al superamento della barriera architettonica del Salone della Valle, insomma lì ci sono problemi di natura architettonica più che di natura amministrativa, anche quello è un argomento che viene regolarmente valutato e possibilmente sistemato. Il capogruppo di minoranza si dice anche preoccupato perché a suo dire ci sono forme di mancanza di trasparenza amministrativa, ad esempio il mancato coinvolgimento del pubblico al termine del Consiglio Comunale. Ma i cittadini quando facciamo il Consiglio Comunale sono abbondantemente informati prima con la fissione in comune dell'ordine del giorno. E ecco, vorrei dire una cosa, i cittadini di Gandino sanno perfettamente che, perché ci incontriamo tutti i giorni, chi vuol parlare, chi vuol chiedere qualcosa, chi ha bisogno di qualche chiarimento, c'è la disponibilità nostra, non è che ce la devono chiedere quelli della minoranza, l'abbiamo perché è naturale per noi e perché sappiamo che nel nostro incarico c'è questa disponibilità, quindi non dobbiamo né autorizzare, né i cittadini di Gandino lo sanno, quando hanno dei problemi ne vengono, ne parlano, se desiderano parlarne. E credo che su questo argomento possano confermare che c'è una buona disponibilità da parte nostra, non solo mia ovviamente, ma di tutti, e non solo qui in ufficio.